Buongiorno a tutti cari amici, buongiorno, buon venerdì, ben ritrovati e siamo qui al punto di partenza. Siamo qui a pochissimi giorni, pochissime ore quasi dal raduno, abbiamo scoperto i calendari e non abbiamo scoperto ancora quali saranno le intenzioni dei nostri dirigenti per quel che riguarda la campagna acquisti del Milan. Si è parlato di Emerson, si è parlato di tanti giocatori, da Lukaku a naturalmente il caso più eclatante di questa estate finora, cioè quello di Zirkzee, e dico finora in attesa di sapere quali saranno i giocatori che lasceranno il Milan, perché delle partenze ci saranno sicuramente, e poi più passano i giorni e più la sensazione del cash flow, del cash flow mission comincia a farsi strada tra di noi, cioè il fatto che finché non vendono qualcuno non comprano qualcuno. Sarebbe una situazione veramente paradossale ai limiti del ridicolo nella nostra situazione, ma purtroppo il loro ragionamento potrebbe anche essere questo. Detto ciò, abbiamo letto nelle ultime ore altri nomi che sono quelli di Morata, che sono quelli di Pavlovic, difensore di Salisburgo, un buon ragazzo, giovane, però già con anche diverse presenze in Champions League, in nazionale è un mancino, quindi stanno evidentemente, dopo Diogo Leite dell'Hertha di Berlino, qui alziamo un pelino il livello, un pelino però, perché poi ci sono squadre che non fanno nemmeno la Champions League e che comprano Buongiorno, tanto per dire, faccio un esempio abbastanza eclatante di come poi alla fine si possa fare mercato lo stesso al momento, poi dopo si penserà a vendere, ma intanto bisogna anche comprare qualcheduno. Quindi Pavlovic, quindi un difensore mancino, questa è l'indicazione che ci dà un po', difensore marcatore robusto e mancino, questa è l'indicazione che ci danno tutte queste notizie, voci che escono riguardo al Milan. E qui entriamo poi nel merito del problema, cioè, come dicevo ieri sera, se al 5 luglio potremmo fare il countdown, non più di quanti giorni mancano alla fine del vendor loan, alla restituzione del vendor loan, che è una cosa tipicamente pugliese, quanto manca diciamo all'arrivo del nostro centravanti, perché oggi è il giorno 5 di luglio e noi siamo ancora senza il centravanti titolare. Questa è una cosa che spaventa in termini di programmazione, dà la sensazione che la programmazione non ci sia, perché non lo sapevano certo da ieri che c'era bisogno del centravanti, lo sapevano probabilmente dall'inizio della scorsa stagione, o comunque se ne sarebbero dovuti accorgere, perché avrebbero dovuto fare delle valutazioni sul grandissimo Olivier Giroud e capire che Giroud o non Giroud, anche se lui avesse deciso di andare avanti un altro anno, sarebbe stato necessario comprare il centravanti titolare. Quindi non è solo questione di Giroud se ne va, lo sapevamo tutti, ma anche non l'avessimo saputo, l'investimento sul centravanti andava fatto e avrebbe dovuto essere un investimento in prospettiva. Qui la prospettiva non sembra esserci, perché i nomi che sono usciti, tranne Zirkzee, che era l'unico che aveva un senso, forse non il migliore, ma l'unico che aveva un senso, cioè l'unico che avrebbe potuto regalarci una speranza di allargare un po' l'orizzonte della nostra spesa e anche prendere un attaccante futuribile, un attaccante che avrebbe potuto davvero rappresentare quella dimensione di sogno necessaria per vivere con passione le settimane estive, quando il pallone non rotola. Ci sono altre palle che rotolano, ma non sono quelle del campo, purtroppo, non sono quelle del campo. E allora qui veniamo a un altro problema, a un grande problema di comunicazione. Il grande problema della comunicazione del Milan per quel che riguarda anche le vicende di mercato. Detto che ieri le parole di Ibrahimovic sono state confortanti, perché si riferivano al campo, si riferivano specificatamente a cose di campo, a cose importanti, ed è stato piuttosto chiaro rispetto alla direzione che si vuole intraprendere, e mi ha fatto piacere e l'ho sottolineato. Ma detto questo, sappiamo bene, conosciamo bene la dinamica. Le cose che escono sui giornali o sui siti sono o inventate o passate dai procuratori o passate dalle società. Quarto non dato, perché abbiamo dette tre. Allora,
com'è possibile che per gli acquisti della Juventus si sia fatto il nome di un giocatore e dopo una settimana quel giocatore sia arrivato alla Juventus? Com'è possibile che, non lo so, anche nel caso del Napoli hanno preso quel difensore là del Real Madrid, poi adesso Buongiorno pare che potrebbe arrivare, poi c'è adesso nelle ultime ore la cosa che si sarebbe intromessa l'Inter per cercare di prendere il ragazzo, eccetera eccetera, ma insomma i nomi sono quelli, cioè il nome specifico è quello, Spinazzola a Napoli, tanto per dire un altro, a Juventus con i due acquisti che ha fatto, adesso si parla di Combiners, vediamo se riusciranno ad arrivare beati loro a Combiners, ma i nomi sono quelli, cioè esce un nome, poi pressa poco, non è che ne escono 4.700 come è accaduto per noi. Allora qual è il fatto? Il fatto è che noi ce la prendiamo sempre, anzi, diciamo, rivolgiamo sempre la nostra attenzione al lato comunicazione giornali, cioè quello che ci viene detto. Scrivono un sacco di sciocchezze. È vero, scrivono un sacco di sciocchezze, ma a un certo punto sono anche obbligati perché, come dire, non c'è una forma di assistenza, passatemi questo termine, da parte dei nostri uffici stampa, ok? Cioè, veicolare un certo tipo di comunicazione relativa al mercato è importante, ma non per mettere in giro voci che andiamo a prendere Haaland, ma come dire, per dare un'indicazione, cioè per far capire che stai andando in quella direzione. Noi adesso che cosa possiamo capire da tutto il casino che è venuto fuori? Casino comunicativo intendo, che cosa capiamo noi? Capiamo che stiamo cercando un centravanti di sfondamento, un centravanti tecnico, una seconda punta? Cosa stiamo cercando noi? A parte il discorso del terzino destro, e quello mi sembra abbastanza chiaro, che andremo a prendere Emerson e facendoci il segno della croce mentre lo portiamo a casa, perché è un enorme punto di domanda e tra l'altro non ha nemmeno le caratteristiche che Fonseca voleva per il ruolo di terzino destro, credo, perché quello che aveva Lille era un'altra cosa. Comunque vabbè, evidentemente seppur con Lille ci siano buoni uffici, non si poteva prendere quel giocatore lì perché per ragioni che sanno loro. Boh, detto questo, la questione dell'attaccante, ma anche a centrocampo, ma chi stiamo cercando a centrocampo? Perché si sono fatti anche lì 7, 8, 10 nomi, allora Fofana, Wiffer, poi chi è venuto fuori ancora, nemmeno me li ricordo, ma veramente tanti, trovate tutto l'archivio nelle mie live quotidiane, dove ogni giorno vi faccio vedere tutto ciò che accade, tutto ciò che si dice intorno al mondo Milan, ma è una cosa veramente sconfortante. E allora qui c'è un problema proprio di comunicazione, lato società, cioè io ho l'impressione che non sappiano bene come, non dico manipolare, ma in un certo senso accompagnare, aiutare, abbracciare la comunicazione verso l'esterno, rivolta a noi, rivolta ai tifosi, i quali sono lì ad aspettare, a cercare di capire. Io ho un po' il polso della situazione per quel che riguarda naturalmente il tifo social, che non rappresenta la maggioranza, ma rappresenta, diciamo, la maggioranza che parla, cioè la maggioranza che esprime la propria opinione, che sente di doversi preoccupare, e siamo tutti preoccupati, lo leggo nei vostri messaggi, e non è soltanto una questione legata a quella che può essere simpatia o antipatia per la dirigenza, è proprio una situazione legata al futuro della prossima stagione, perché già, insomma, Fonseca non era proprio l'allenatore che tutti volevamo, però c'è e speriamo che possa fare bene. Ma riguardo ai giocatori, cioè tutti noi pensavamo, anch'io onestamente, ve lo dico sinceramente, non perché voglia improvvisamente dare credito alla proprietà, ma perché pensavo che, visto quello che è successo nel corso della stagione, visti i malumori generali, pensavo che, ecco, l'importanza di fare un acquisto importante gli fosse chiara. Non è possibile ostacolare questo tipo di cosa, è necessaria non solo per darci un messaggio particolare, un messaggio di conforto e di futuro, ma soprattutto per la squadra, soprattutto per prendere un giocatore importante. Zirkzee rappresentava tutto questo, la direzione era quella giusta. E allora, se lì davvero ci siamo tirati indietro per 15 milioni di commissione, ma io mi arrabbio, perché se tu hai preso una decisione, se la tua scelta era quel giocatore, se tu hai ponderato bene col tuo allenatore che potesse andare bene per il gioco dell'allenatore, che potesse rappresentare
in prospettiva anche un attaccante che può crescere ancora, che può migliorare ancora, che è un attaccante da San Siro, da 9 del Milan, ma tu lo devi prendere. Cioè, porca miseria, non ci sono versi. Non ci sono versi, lo devi prendere. E non possono essere, per una società come il Milan, non possono essere 15 milioni di euro il problema. Non possono essere 15 milioni di euro il problema. No, perché altrimenti il problema che abbiamo è molto più grosso di quello di non poter spendere 15 milioni. Questa è la realtà dei fatti. Allora io sono deluso per questo mancato accordo e ripeto, sono deluso perché c'era bisogno di un segnale, c'era bisogno di qualcosa e c'era soprattutto bisogno di prendere il centravanti titolare del Milan, accidenti, perché ancora non ce l'abbiamo. E tutti questi nomi che escono, ripeto, e tutta questa situazione non fa altro che continuare a incattivire il popolo milanista, no? Che tra l'altro poi, poveri noi, se pensiamo che una certa parte del tifo ci possa dare una mano, che mi pare che sia, insomma, che la cosa sia abbastanza rientrata, ecco, evidentemente. E evidentemente è evidente, no? Che sia evidente l'evidenza. Ecco, quindi verrebbe, ricordate quella prima pagina, non mi ricordo se fosse Repubblica, il Corriere della Sera o Repubblica, se fosse, sì, giusto, se sia stata la prima pagina di Repubblica o del Corriere, vi ricordate Fate Presto, quel titolone, no? Mi pare prima dell'arrivo di Monti o qualche cosa del genere. Ecco, adesso si potrebbe riproporre Fate Presto, fate bene, ma fate presto. Perché non si può restare così, perché non è possibile che ogni giorno noi dobbiamo leggere per una settimana di Lukaku e poi per una settimana di Morata e poi abbiamo letto per 2 settimane di Zirkzee e poi Dovbyk ancora no e poi Girassi e poi dopo chi c'era anche, Jonathan David, eccetera eccetera. È cribbio, che Jonathan David, possibile che non sia prendibile a 25-30 milioni? Non vuoi spendere nemmeno 25-30 milioni per un attacco per il centravanti del Milan? È impossibile, per quanto loro si sforzino di fare loro, di dare loro le regole del mercato, si dovrebbero mettere in testa che il mercato non lo possono fare loro, non possono ridisegnarlo loro in base ai connotati che preferiscono, devono stare al gioco, e stare al gioco vuol dire, mi dispiace per tutti quelli che ancora credono che sia immorale pagare 15 milioni di euro di commissione, devi pagare le commissioni. Sai che ti dico? Novità, bisogna farlo. Poi puoi essere bravo a limare, a trattare, ma lì devi essere bravo. Cioè devi essere un dirigente che fa un'operazione come Giuntoli ha fatto per portarsi a casa Douglas Luiz. Ma ci vuole esperienza, ci vuole competenza. Sulla competenza non lo so, sull'esperienza sono sicuro che i nostri non ce l'hanno. Per fare questo tipo di magheggi, in senso buono, ci vuole esperienza, ci vuole la promessa che magari il prossimo anno ti prendo uno, oppure che il prossimo anno ti do un giocatore, oppure cerco di convincere, come faceva Raiola, cerco di convincere il tuo assistito a venire in procura da me. Queste sono le cose che fanno, no? E allora poi a quel punto guarda che improvvisamente i 15 milioni di euro di commissioni non sono più un problema, non rappresentano più un ostacolo, ma devi saperci fare. E non posso credere che nella situazione attuale del Milan 15 milioni di euro di commissioni rappresentino, sul valore totale di 55 milioni di euro che verrebbe a costare Zirkzee, un problema per il Milan. Per questo non è possibile.